perché no? Come? Perché no? Fabiano, quante volte tu ti sei sentito dire nella vita, più che perché no, come domanda, come affermazione? Da quando sono nato. Perché no? Da quando sono nato? Da quando sono nato. Ti ho sempre detto, questo non lo puoi fare, perché? Perché no? Sì, perché no, non c'era un perché, c'era un perché no, una negazione totale. Però te questa negazione totale alla fine l'hai rigirata e è diventato un perché no? Esatto. Grazie ai miei genitori e ai miei fratelli, tanto perché no, mi ha dato perché no. Ti hanno aiutato proprio a capire che in realtà le cose si possono fare? A modo tuo. Perché no? Come? Perché no? Ti va di spiegare che cos'è la tua malattia? Certo, si chiama osteogenesi imperfetta, però si mette a spiegarlo in termini scientifici, no. Non finiamo mai, non capiscono anche quello. Sarebbe una fragilità ossea. Mm-hmm. Viene chiamata anche volgarmente i bambini con le ossa di cristallo o di vetro, ci stanno anche molti libri che parlano di questo. Però anche lì c'è un'esagerazione di fondo, sai? Sì, è vero che ti rompi e che sei delicato, soprattutto quando si nasce sei molto delicato, ma ai 15 anni dopo la pubertà sei molto più forte, avviene un piccolo miglioramento. Mm-hmm. E poi sinceramente fratturarsi è una parte della tua vita. Tu mi chiedi a me quante volte mi sono fratturato? Più di 300 volte. Sì, l'ultima della mia frattura, ho fatto tipo 23-24 fratture dopo un incidente in moto, che è quello che mi ha lasciato in carrozzina, che prima io camminavo molto meglio. Poi dall'incidente in moto, con la frattura della quarta e quinta vertebra lombare. Si sono complicate un po' le cose. Sì, mi stanco un po' di più, le gambe si muovono un po' meno, però. Però non è in moto, Fabiano! Sì, mi sono comprato un quadro ruote, un quad, pensavo di fare il figo, però le strade di Roma mi hanno fatto capire che non è così. Perché no? Come? Perché no? E quindi te ti sei fatto un viaggio che io sto invidiando da morire, perché sei stato in Cile. Perù, Bolivia. Perù e Bolivia. Sì. Perché no è un progetto fotografico ideato da Fabiano Lioi, che ha come obiettivo abbattere le barriere. Da qui l'idea di fotografare la carrozzina o le stampelle nei luoghi più disparati e assurdi, in mezzo al deserto, tra le barche di un porto, in una miniera. Non esistono cose che non si possono fare, bisogna solo trovare la strada più adatta a se stessi e alle proprie capacità. Ascoltiamo Fabiano. Perché no? Perché no? Alla fine vuol diventare un progetto fotografico dove non c'è la persona con l'handicap, ma c'è solo la carrozzina o le stampelle in questo caso, che fanno immaginare chi è, chi la usa, chi la indossa. E loro sono il vero soggetto e l'idea è fotografare e scattare loro in situazioni anche un po' estreme, tipo come hai detto, come hai visto là, in mezzo al deserto, ma sempre loro, in mezzo a questa fabbrica abbandonata che anni e anni fa, la grande fabbrica di San Nitre, in mezzo al mare, in mezzo a un porto, su una barca, in situazioni fuori luogo, come lo facesse qualsiasi persona che va in carrozzina con le stampelle, solo che ho voluto obbiare la persona perché era troppo egocentrico. Mm. Allora lasciare soltanto il soggetto carrozzina o le stampelle mi sembrava più poetico, più bello. Perché no? Come? Perché no? Te che cosa hai fatto di sera che ti hanno detto no, questo non lo puoi fare? Beh, e invece mi sono buttato per paraventio, fatto il paraventio che è stato bellissimo, dove pure lì alla fine è iniziato con un viaggio bello turistico. A un certo punto ho detto al tipo col bastone, senti, basta questo bastoncino, ti fai le foto, il video, io mi voglio fare qualche mossa, qualche giochetto strano col paravento, e lui mi ha detto va bene, se ti regge. Corretto. Poi il sub che sono sceso 15 metri. Sì, sì, sì. Mi sono divertito tanto. Ho preso un bel po' di freddo perché la muta, essendo una persona piccola, lì
quello del Sud America, sono molto spontanei, no? Mi hanno preso, mi hanno rigirato la muta di una ragazza. Anche lì una sfida con te stesso, da nulla entrare in questo ambiente dell'acqua che è come entrare in un ventre materno, no? È divertentissimo, è nuovo. E poi ho preso questo piacere alle sfide, andare oltre i limiti, che mi piace. Perché no? Come? Perché no? Tra l'altro te sei, allora, ti piace, hai la passione delle fotografie, hai la passione per l'arte in generale. Sì. Hai la passione per la musica perché tu sei un musicista. Sono, sì. Suoni la chitarra in un gruppo, sei un attore. Cioè, sì. Sei un artista a 360 gradi. No, sono io e basta. A me piace quello che faccio, è l'unico modo che ho di esprimere il mio modo di vedere la vita. Perché no, è un sogno. È un sogno che vuole diventare, essere arrogante, far diventare il sogno degli altri. Non è questi viaggi senza barriere, senza limiti, perché le barriere ci stanno, i limiti ci stanno, ci sta anche il limite umano, è semplicemente il sogno di andare, sognare e far sognare gli altri, come ti hai detto, guardi, tu l'hai fatto, io no, allora ti faccio sognare e magari domani lo farai anche te. È quello il concetto, non è di insegnare perché siamo una società, è un momento in cui siamo tutti professori, insegnanti e giudici. Io voglio essere colpevole. Sì, tuo figlio lo puoi anche curare tantissimo, puoi anche provare a che lui non si rompa mai, ma il giorno di domani qualcuno gli romperà il cuore e tu non puoi fare niente.